Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi parliamo di una cosa, di una funzione un pochettino particolare di Lightburn, cioè una funzione che ci serve per andare a recuperare un progetto, un lavoro che non è andato subito a buon fine. E di cosa sto parlando? Sto parlando magari di un taglio, se non di un'incisione, ma principalmente il taglio, che non ha fatto il suo dovere, quindi non è stato completato e quindi il pezzo, diciamo, da tagliare non si è staccato. È una cosa antipatica perché? Perché ce ne accorgiamo solamente, spesso ce ne accorgiamo solamente quando andiamo a prelevare il progetto, cioè il pezzo lavorato dal piano di lavoro. E francamente a volte girano un po' le scatole perché abbiamo perso tempo, abbiamo perso materiale, bisogna ricominciare da capo, eccetera, eccetera. Con questo video vi faccio vedere come si può cercare di recuperare. Allora, nel video vi farò vedere cosa utilizzo io, perché utilizzo la tastiera di LB Key, il tastierino, sapete, il tastierino remoto per Lightburn. E quindi mi facilita molto il lavoro, o perlomeno mi consente, se non avessi il laser vicino al computer, di fare le cose sul laser e non di correre fra laser e computer e viceversa. Più c'è un'altra cosa che però evidenzierò durante il video, che col tastierino si può fare, con invece la procedura di Lightwork normale non si può fare. Ma procediamo per gradi e andiamo a vedere quello che ho fatto. Ora, innanzitutto quello che vedete adesso sul piano di lavoro di Lightburn non è altro che un disegno così. Ho cercato di fare, ho fatto un rettangolo, poi l'ho modificato con le modifiche a 16 livelli per far vedere che non era proprio un rettangolo, se no dite sempre, Italo si è sempre a fare rettangoli, cerchi, eccetera, ho fatto qualcosa di diverso. Vabbè, dai. Va bene così. Non metto il tastierino qua perché lo vedrete nel video che andremo a vedere adesso. Nel video appunto faccio vedere che il progetto che stavo incidendo non è andato a buon fine e praticamente cosa succede? Succede che lo andrò a riprendere, vi faccio vedere come. Allora, innanzitutto partiamo con il progetto che ho fatto e andiamo a vedere come funziona il metodo. Il metodo utilizza il taglia e stampa di Lightburn. E come vedete adesso l'asi sta spostando perché ho lanciato il frame con il tastierino e dopo lo mando in lavorazione. Mandando in lavorazione lascio tutto praticamente in tempo reale, ecco, quindi non ho accelerato, è proprio come viene. È un po' lungo e macchinoso una certa cosa che vedrete poi, ma è veramente così, ecco, come vedete un cartoncino perché non volevo buttare via del materiale, eccetera, e come vedete non l'ha tagliato perché gli ho dato dei parametri che non erano giusti, ma può succedere, io l'ho fatto apposta, ma può succedere. Vado a riposizionare e logicamente se lo riposiziono è a caso, non posso sapere che la posizione è quella precisa e devo andare a riprendere il mio lavoro con la funzione di stampa e taglia di Lightburn. La prima cosa che devo fare però devo andare a disegnare due cerchi su Lightburn e gli dovrò andare anche a dare un livello particolare. Vedete, sto facendo un cerchio, gli do il T2, quindi uno strumento tool, dopodiché vado a selezionarlo sempre col tastierino, me lo duplico e prenderò il primo cerchio e me lo vado a portare su uno spigolo in alto a sinistra, perché queste cose vanno posizionate su degli angoli, su degli spigoli, non nelle parti piatte, perché con gli snap io lo trascino lo snap e con lo snap lo vado a posizionare proprio nel punto esatto. Dopodiché con lo strumento vedete, il laser si avvicina. Ecco, questo è un ora stoppo un attimino questo video. Questo è la cosa che non potete fare con il wizard di stampa e taglia di Lightburn. Perché non lo potete fare? Per un semplice motivo, perché quando fate il wizard vi va a disabilitare gli spostamenti con diciamo quel segnalino che sembra quasi il Google, io lo chiamo Google Maps, cioè praticamente quello che fa spostare il laser da un
Cliccando quello, poi cliccando un punto qualsiasi del piano di lavoro va a portare il laser in quel punto. Io cosa faccio? Siccome dopo la lavorazione me lo mando sempre lontano perché mi voglio togliere i miei pezzi sotto, cosa faccio? Vado a cliccare quel segnalino e lo vedete, l'avete visto come l'ho fatto, poi lo rivedrete anche dopo. Poi vado con il mouse a indicare il punto dove si deve avvicinare perché non è preciso, perché io ho spostato il pezzo, quindi il pezzo non sarà più lì, ma andiamo avanti a vedere, perché poi con le frecce andrò a cercare proprio quei due puntini lì, quei due punti che sono quelli che mi faranno riallineare il disegno al progetto che avevo. A questo punto cosa faccio? Mi sposto piano piano con il laser e vado con piccoli colpi a cercare di centrare diciamo, il mio pezzo. Come vedete, io avevo impostato da prima, poi l'ho modificato, una distanza di 1,05 mm. Poi dopo l'ho ridotto a 0,05. Ecco, adesso poi vedete che è 0,05. Quindi faccio dei piccolissimi spostamenti perché all'inizio cerco di avvicinarmi il più possibile. Dopo cercherò di avvicinarmi proprio a piccoli passetti. Praticamente è la distanza quasi del metà del raggio laser, perché è 0,10, ho fatto 0,05, è ancora più piccolo. Perché più siamo precisi in questa fase, e meglio è. Vado a selezionare il primo punto di stampa e taglia, quello con il numero 1, poi sempre con quel segnalino vado a portarmi sulla seconda parte e vado a cercare di posizionare in maniera sempre precisa sull'altro punto che ho evidenziato con quel circoletto del T2. Ecco, qui bisogna fare molta attenzione perché per riuscire nell'intento bisogna essere precisi. Intanto avete visto che quello che state vedendo adesso, col circoletto rosso, io ho già definito la posizione 1 dello stampa e taglia. Quindi praticamente ho già definito quella, ora mi sto avvicinando e qui ci vuole un po' di pazienza, certosina, andare a cercare il punto preciso, però spesso ne vale la pena se è un lavoro che ci abbiamo impiegato molto, ci manca magari un passaggio e cerchiamo di riprenderlo in quel modo lì. E solitamente si riesce abbastanza bene. Purtroppo questa parte non l'ho voluta tagliare appositamente per farvi vedere appunto che il laser mi si muove in tutte le direzioni con le frecce, grazie al tastierino. Lo potete fare tranquillamente anche con le frecce della finestra sposta. Ecco, ora vado a selezionare il secondo punto, seleziono il secondo punto, faccio la linea no scaling e do l'avvio. Adesso vediamo che il laser mi va a completare mi va a ripassare sul disegno che avevo fatto prima e che non mi aveva tagliato il cartoncino. Ecco, vedete, adesso lo prendo, già si vede che è tagliato perché è ripassato perfettamente sul pezzo di prima. Forse anche adesso l'ho tenuto un po' troppo basso, se magari ci dà un pochettino più di potenza o leggermente più lento, magari lo tagliava, ma l'ha tagliato bene lo stesso perché vedete che l'ha fatto se era appena c'era un pezzettino che si attaccava. Ecco, e questa è la lavorazione che vi volevo fare vedere oggi. Ecco, io ritengo che questo video sia abbastanza interessante perché effettivamente può far sì di andare a recuperare un lavoro di quelli che ci fanno scomodare qualche santino in paradiso, ok? E non sta bene, non sta bene. Per cui se con questa tecnica riusciamo, poi chi c'ha il tastierino lo può fare col tastierino, chi non ce l'ha lo può fare comunque, non potendo usufruire però del Google Maps, come lo chiamo io, e quindi dello spostamento veloce per andarsi a avvicinare, ma si dovrà spostare solo con le frecce della finestra sposta, ma si riesce a recuperare. Allora, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Forza, 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 voglio arrivare a 5.000. Siamo a 3.500, 1.500 ce la facciamo. Siamo in 6.600 sul gruppo di Facebook. Quindi, ragazzi, dove siete voi del gruppo di Facebook? Venite anche sul canale e iscrivetevi. Adesso vi lascio, vi saluto tutti, un abbraccione a tutti e vabbè, ci sentiamo per gli auguri della imminente Pasqua che ci sarà.
E continuate a fare coniglietti, tutte quelle cose lì che sono carine, gli ovetti e così via. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Campanellina per rimanere aggiornati sui video che andrò a fare. Di nuovo, ciao a tutti, ciao ragazzi e ragazze, logicamente.